Amici, bentornati sul canale Nome Mille Giri Elaborazioni Autosportive. Allora, anche oggi riprendiamo un video che avevamo fatto un po' di tempo fa, probabilmente l'avevamo già presentata questa Giulietta, comunque avevamo iniziato a fare un determinato gruppo di lavori. Adesso il cliente, che fra l'altro viene dalla Toscana, quindi è un cliente non proprio di Milano, al cliente piace il nostro modo di lavorare, ci ha chiesto di fare, abbiamo messo giù un elenco di lavori da svolgere in un arco di tempo graduale, diciamo così. Quindi quello che noi abbiamo, allora la volta precedente abbiamo fatto la centrale elettronica, questa Giulietta è un 2000 JTDM, quindi motore turbo diesel. Abbiamo fatto la parte elettronica in maniera tale da andare a guadagnare i nostri soliti 26-27 cavalli e 40 Nm di coppia, facendo una mappa molto cautelativa. Il cliente poi ci ha chiesto di modificare la parte di scarico. Ecco, in questo caso, ovviamente, essendo un diesel, come diciamo sempre, la modifica dello scarico, lo scarico l'avevamo già modificato la volta precedente, ma con un DAM diverso, con un estrattore diverso. La modifica, che è appunto un Ragazzon duplex, è una modifica prettamente estetica, cioè mentre prima l'uscita era solo a sinistra, adesso l'uscita è destra e sinistra, quindi non ha nessuna finalità né a livello di potenza né a livello di sound, ha una finalità unicamente estetica. Allora, mentre prima avevamo utilizzato il DAM, quello suo di serie, facendo l'asola sulla destra, era un lavoro diciamo temporaneo, nel frattempo abbiamo ordinato questo DAM dell'Elvezia, che è una ditta italiana che lavora direi discretamente bene, in plastica stampata, quindi va su perfettamente e va a completare in maniera molto più gradevole con questa specie di pinne o estrattore, un po' stile, un po' come vanno di moda adesso questa sorta di estrattori. Quindi abbiamo completato quello che era un lavoro che avevamo lasciato a metà perché appunto mancava questo genere di accessorio. Poi il cliente doveva appunto, era arrivato ormai alla fine del ciclo di vita dell'impianto frenante, quindi abbiamo rifatto completamente tutto l'impianto frenante, quindi dischi anteriori e posteriori, in questo caso i soliti ABC puntati, quindi non passanti e baffati, quello che è quel residuo di vernice che vedete, avendoli appena montati, è il residuo di vernice che serve per non far ossidare il disco. Con un po' di frenate chiaramente si pulirà e diventerà tutto il disco in acciaio, come vedete qua. Quindi dicevamo dischi anteriori e posteriori, pastiglie a questo punto sportive stradali, perché bisogna sempre accoppiare la giusta pastiglia quando si vanno a montare i dischi. Quindi se andiamo a montare il disco sportivo, consigliamo al cliente di montare la ABC sempre organica a mescola gialla, che è un pochino più dura, in maniera tale che il disco sopporta un maggior attrito, crea chiaramente maggior calore, la ghisa temprata per sopportare un numero di gradi più elevato e la frenata ne migliora. Se dovessimo viceversa accoppiare le pastiglie sportive al disco di serie, dobbiamo per forza scendere di livello e mettere quelle pastiglie ABC a mescola verde, le green stuff. Poi quindi dietro la stessa cosa, intravedete la pastiglia gialla, non so se si riesce a vedere, comunque di sotto c'è, l'abbiamo messa, il disco stesso dicasi di quanto ho premesso per l'anteriore. Poi in più abbiamo sostituito tutte le tubazioni, in questo caso abbiamo due ditte, una è la FHL tedesca e l'altra è sempre la ABC, che da poco si è messa a fare anche le tubazioni, che abbiamo preso tutto dalla stessa casa, abbiamo cambiato tutte le tubazioni che prima erano in gomma e le abbiamo sostituite con quelle in maglia metallica. Poi ovviamente abbiamo sostituito l'olio mettendo un DOT 4 al posto del DOT 3 di serie. L'unica accortezza, che quindi ha un punto di ebollizione più alto,
per evitare appunto che la macchina, cioè che l'impianto frenante vada in crisi, perché se ovviamente l'olio dopo un certo numero di gradi va in ebollizione, si creano delle bolle e la macchina tira lungo ovviamente. Quindi abbiamo messo un olio che sopporti un grado termico maggiore. L'unica accortezza che hanno questi oli, che vanno cambiati un pochino più spesso rispetto agli oli normali, diciamo un olio normale può essere cambiato anche dopo 3 anni, questo al massimo ogni 2 va sostituito e messo fresco, perché sono oli chiaramente più igroscopici, cioè attirano, anche se il circuito è sigillato, ma comunque un filo di aria, di aria comunque può entrare nel circuito, e l'aria chiaramente ha dell'umidità, e se l'umidità va a contatto con l'olio lo inquina e ne va a abbassare quello che è il potere termico, come dicevo. Altre cose per il momento non ce ne sono, i lavori successivi ve li anticipo già, in maniera tale che se per caso dovessimo avere la macchina, sempre in occasione di alcune puntate che faremo, andremo a lavorare sicuramente con molle ammortizzatori. Vedete che la macchina è molto molto alta, quindi ancora l'assetto di serie, quindi andremo con il cliente a cambiare gli ammortizzatori mettendo dei Bilstein V8, delle molle Eibach Pro Kit. Andremo poi a tirare fuori leggermente la gomma per portarla a filo, cioè il cerchio per portarla a filo con questa verticale, perché chiaramente quando andiamo a fare l'assetto il senso di schiacciamento all'interno dei cerchi è più accentuato, quindi andremo poi a correggere questo effetto ottico con un piattellino distanziale, questo sarà sicuramente un 16 mm, dobbiamo fare la misura col calibro, comunque più o meno sarà un 12 o un 16 mm, per portare a filo e rendere la macchina omogenea nella sua parte estetica laterale. Altri, mi sembra vado a memoria, altri interventi sostanziali per il momento non ce ne sono, quindi direi che anche per questa puntata e per questa Juliette 2000 JTDM è tutto. Vi invitiamo come al solito, come dico sempre, andatevi a consultare il sito www.nomeliagiri.it, soprattutto fatevi una cultura sulla parte archivio e elaborazione, perché siamo forse una delle poche aziende che operano in questo settore ad avere un archivio e elaborazione con più di 3600 schede vettura, quindi da lì potete attingere, alcune magari sono lavorazioni semplici e banali, tante altre sono lavorazioni di macchine con molto più complesse, quindi da lì potete imparare tanto e vedere un po' come abbiamo agito in questi ultimi 10 anni, perché le schede partono dal 2011, quelle prime del 2011 purtroppo non le avevamo registrate. Altra cosa vi chiediamo è cliccare sulla campanella e soprattutto di iscrivervi al canale, perché ci teniamo molto a far crescere questo canale, a arrivare il più presto possibile, come minimo entro la fine dell'anno, alla quota di 10.000 iscritti, e sono tutti iscritti di ottima qualità, perché sono tutti appassionati, quindi ci teniamo molto, soprattutto investiamo molto sul canale YouTube, molto più che magari su altri social, perché questo è un canale perfettamente mirato sul nostro tipo di target. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima!